E buongiorno! Oggi è sabato, ma essendo che questo video andrà online domani, che domenica 1º dicembre, possiamo dire che da oggi iniziano i Vlogmas. Quindi staremo insieme 25 giorni. Spero di riuscire a farcela, a stare insieme quindi per 25 giorni consecutivi. Perciò, neanche fossi in TV, via con la sigla dei Vlogmas. Fai, Mirko? Vieni? Allora, veniamo a noi. Sono le... Che ore sono? Sono le 11:40. Qui è rispuntato il copri... Come si chiama questo coso? Il coprisacco, diciamo natalizio. In realtà ho ancora un po' di cose da fare. Che fai? Qui abbiamo... Ho ancora tante cose da fare, tra cui una è qui. Questa qui è una cesta di panni da piegare, quella invece è da stirare. Qui c'è un'altra da piegare e in più ne devo attaccare un'altra. Il sabato è ricco di lavatrici. In più devo preparare il pranzo. Allora, stamattina per pranzo faccio questo bel cavolfiore. Adesso lo pulisco, prima lo sbollento un pochettino e poi lo metto a cuocere con il sugo. Poi che altro devo fare? Ah sì, devo, aspettate, vado piano, ecco qua. Devo smontare lì il box, tanto ritorno di là visto che Mirko è rimasto solo. Devo smontare il box perché lì mettiamo l'albero di Natale, tanto Mirko per il box proprio è stato un no assoluto e ne piaceva. Faceva anche delle belle dormite, lì stava, giocava. Mirko, lo metti nel box. Non vi dico le gridate che lancio, quindi lo togliamo. Aspettate che qui rischio di calpestarlo. Lo tolgo e mettiamo l'albero di Natale. Vediamo se riusciamo a fare quest'albero di Natale. In realtà abbiamo pensato anche con Daniele, vediamo se rientra ad un orario decente oggi, anche se credo che non rientrerà a casa prima delle 18:30. Volevamo andare un negozio qui, una specie di diciamo ombrico, non ce la faccio a prendersi in braccio qui, diciamo ombrico, per vedere se troviamo ad esempio un cancelletto. Ora ti prendo, aspetta un minuto. Se troviamo un cancelletto da mettere. Se troviamo un cancelletto da mettere intorno all'albero, perché Mirko, a differenza di Enea, si arrampica e se lo butterà addosso. In più, mette in bocca qualsiasi cosa incontra sulla sua strada, lui la deve mettere in bocca. Quindi dobbiamo vedere se troviamo un recinto, un, non lo so, un muro di cemento armato, cosa possiamo mettere intorno a quest'albero di Natale? Sì, dobbiamo comprare, se no non lo possiamo fare. È questo. Che altro? Oggi è una bella giornata, ma fa freddo. C'è il sole, ma siamo sui 2-3 gradi. In realtà, tra domenica e lunedì, sembra porti un po' di neve. Staremo a vedere, tanto lo vediamo insieme. E basta. Io ho iniziato a fare anche qualche piccolo acquistino di Natale, tipo questo, tutte cose così, anche perché di cose ne abbiamo. Vai. Babbo Natale, come fa Babbo Natale?
Come fa Babbo Natale? Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Mirko! Lui a seconda se trova un appiglio che gli piace si mette in piedi da solo adesso. Ogni tanto l'ho trovato in piedi tutto quanto traballante. Va bene questo. Quindi ora io mi do una mossa, se no qui non ce la facciamo. Intanto ho iniziato a fare delle piccole cosine qui di Natale. Ecco qui, abbiamo comprato al Lidl di nuovo la corona dell'avvento come l'anno scorso, a 6,99 euro, però c'era soltanto questa qui con le candeline grigie, e quindi ho cercato di fare un angolo tutto grigio, e in più a parte il cornetto che ci deve sempre stare, è spuntata anche questa. Aspetta, accendo questa bella lucina. Vediamo se non esco, ecco qua. E vabbè, quella è una cosa che ho scritto io ieri. Quindi abbiamo un angolo sul grigio, ma è ancora tutto in work in progress. In più, ieri è sempre dato delle sistemata in giro, e qui ho una busta qua tutta piena delle scarpette di Enea, che a malincuore, perché sono quasi nuove alcune, ma a malincuore non posso riutilizzarle per... Eccolo qua. Sì. Andiamo a prendere Mirko. Non posso riutilizzarle per Mirko, quindi le metteremo nel bidone, quello della raccolta della Caritas, sperando non facciano la fine di quelle, come nel servizio che ho visto, dove l'ho visto? Alle Iene, dove facevano vedere di questi bidoni, per chi non l'ha visto, della raccolta dei vestiti, che in realtà non vanno alla Caritas, ma questi vestiti finiscono in un grandi capannoni giù in Campania, per lo più, vengono poi rivenduti in maniera anche un po' illegale, e il ricavato solo l'1% mi sembra, aspettate, sta succedendo il delirio, solo l'1% finisce alla Caritas, che poi impiega per le varie attività. Niente, non ci sta. Che sonno, no? Quindi, detto questo, ritorniamo in cucina, stiamo facendo avanti e indietro, e va bene. Andiamo, prepariamo questo cavolfiore, perché se no non ce la facciamo, anche perché sono fatte le 11:45. Sei contento che facciamo i vlogmas? Un applauso? Volete sapere perché io non riesco a fare mai i video? Allora, vi faccio vedere in diretta un dando qui dei bimbi. Allora, hanno aperto questo dove io tengo alcune spezie, quelle che uso meno, l'olio e la salsa di soia. Aspettate, giro la telecamera così potete vedere meglio. Ecco qua, hanno fatto cadere la salsa di soia. Abbiamo inaugurato il tappeto. Ecco, e qualcuno ha anche gradito la salsa di soia. Mannaggia, Mirko! A posto. Ok, il tappeto è andato già in lavatrice, nel frattempo io ho il singhiozzo. Vabbè. Quindi, il cavolfiore è pronto. Eccolo qua, guardate, vi avvicino così vedete meglio. Qui l'acqua bolle e ho deciso di mettere questi. Ho deciso di mettere questi. L'altro giorno sono andata in un supermercato tutto italiano qui, e ho trovato questi della Granor. Sono spaghetti con farina di quinoa. Non lo so, vediamo, li spezzetto. A Mirko li faccio ancora un pochettino più piccoli e mangiamo. Che sonno, magari. Ok,
Sono le 4, lui intanto si è svegliato 3 quarti d'ora fa, il tappeto è ritornato qui, bello, lindo e pulito, santa asciugatrice, anche se credo che forse nell'asciugatrice non tanto doveva andarci, ma ce la metto lo stesso. Quindi adesso devo andare a smontare quello, non so se riesco a smontare. Va bene, vuoi far vedere questo? Ah sì, questo l'ho comprato di. Abbiamo comprato ieri a Rossmann. Una stella. Una stella l'abbiamo pagata 2,49 euro, digli. Eh sì, 2,49 euro questa. Adesso vediamo dove la mettiamo, sicuramente in cucina. Poi abbiamo preso anche delle candele rosse. Eh sì, ci vogliono le candele rosse. E poi anche questa che è la finta neve, questa qua, che la voglio mettere, aspettate, faccio vedere qui, intanto ancora c'ho la scopa messa qui, la mettiamo qua sotto, fare da base alla candela qui per la lanterna, e poi metteremo anche delle palline, vediamo intanto. Io devo andare a smontare questa cosa e vi faccio dare un'occhiata veloce perché Daniele ieri ha portato su le cose di Natale, le scatole di Natale, anzi ancora manca l'albero. Non ricordo. Cioè, guardate cosa c'è qui fuori. Per fortuna che ci siamo solo noi qui, che se no che c'è una luce. Ecco. Questo, poi c'è anche questo, adesso vediamo. Eh sì, ecco, mi sta impazzendo per queste decorazioni qua di legno. Va bene, qui abbiamo anche questo, vi ricordate? Una volta ve l'ho fatto vedere. Dove lo metto però adesso? Io le compro le cose, ma non è che so dove le devo mettere. Va bene, Nea, entra dentro. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata di aggiornarvi sull'ultima. Ehi! Chi è? Eccolo, vedete che si illumina il citofono. Wow! Di aggiornarvi sul discorso di Enea dei puntini. In realtà, per fortuna, non è stata la bocca a mani piedi, anche perché già la domenica, quando si è svegliato, non aveva più niente. Quindi, non lo so. L'unica cosa che mi viene da pensare è che ho cambiato ho cambiato il sapone, il bagnoschiuma col quale li lavo. Quindi, l'unica spiegazione può essere quella. Intanto qui il raffreddore procede perché comunque sono raffreddatissimi tutti e due, se lo scambiano di continuo, ma vabbè, noi teniamo botta. È vero? Ok, è vero che teniamo botta noi? Adesso ci sono i cartoni. Vabbè, bando alle ciance, mi dedico a quello sperando. Che so come si fa perché non ne ho la minima idea. Io proprio queste cose sono una schiaffa allucinante. Eh sì, adesso giochiamo pure lì. Vieni di qua, amore. Fai vedere questo cappello dei Black Block. Il nostro topo d'appartamento. Puoi fare una rapina così. I topi d'appartamento. Andiamo a vedere se troviamo questo muro di cinta. E il cappellino suo? E dove è il tuo cappello? Ti sei graffiato? Ti sei graffiato il naso? Viva la libertà, la libertà!
Non mi aspetta nessuno a me. Wow, questo sì che è un ascensore. Questo sì che è un ascensore ad appartamento. Vai, corri, corri. Vieni, vieni nell'angolo qui. Corri. Vai. Salta, salta. Che ti salti? Ecco qua. Vai. Dai. Salta. Ma qua? Sinistra? Vieni un attimo. Abbiamo lo slittino. Allora possiamo vedere, prendere la busta. Questo qua, dice. Sei qui. Vieni, guarda. Chi è? Chi è? Chi è? È Babbo Natale. Fagli un bacino. No, Babbo Natale. Fagli un bacino. Ma ciao Babbo Natale. Ciao. Che sei emozionato? Sei emozionato. Mamma mia, tutto è buttato. No, non ci tocca, non ci tocca. Ma guarda su cosa c'è. Guarda, guarda in alto, guarda in alto. Oh, oh. Cucù. Ciao. E allora, con lo sfondo di questo albero, che evidentemente non è il nostro, ma... Beh, l'avevamo fatto bellissimo, lo lasciamo anche qui, così in casa non c'è. Allora. Lo vediamo a guardare ogni giorno, e poi vediamo il giorno di Natale. Così siamo a posto. E non lo dobbiamo neanche smontare. Oh no? Sai che forse possiamo pensarci. Va bene, allora, noi per questo primo vlogmas vi salutiamo. Non lo so se abbiamo trovato quello che ci serviva, sicuramente abbiamo comprato però uno slittino. Quindi noi ci vediamo domani. E Enea, dove è andato a finire? Ci vediamo domani. Un bacio, vieni a salutare. Ciao. 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 Domani. Domani. A domani. È finita la carta.